Chi pensa che la musica sia soltanto questione di note o ritmo dovrà in qualche modo ricredersi. Lo hanno dimostrato questa mattina i ragazzi dell'orchestra secondaria di primo grado del Vittorio Emanuele III con la conferenza spettacolo inserita nella nuova edizione di Esperienza Insegna. La manifestazione che promuove la cultura scientifica è che quest'anno è dedicata alle mappe, da quelle geografiche a quelle mentali. Ci sono delle basi neuroscientifiche per cui l'insegnamento della musica tradizionale accademico mostra delle pecche, delle lacune, mentre partendo dal corpo, dalla propriocezione, dalla body percussion, quindi un nuovo modo di fare musica, si può arrivare ad avere dei risultati soddisfacenti in meno tempo e soprattutto dare la possibilità a tutti, anche a chi non è particolarmente portato per la musica, di avvicinarsi a questo mondo. Anche questa mattina gli stand allestiti al polididattico dell'università di Palermo hanno coinvolto centinaia di studenti. Dato il successo che ogni anno Esperienza Insegna riscuote, si pensa anche alla possibilità di un'esposizione stabile. Palermo Scienza nasce nel 2009 proponendo un centro per la scienza per la città. Noi siamo sicuri che questo centro per la scienza avrebbe un suo pubblico garantito già solo all'interno della Sicilia, ma siamo anche sicuri di un qualcosa di più, perché da Napoli in giù non esiste nessun centro per la scienza. Il centro che proponiamo noi, tra l'altro, raccorda tutta la filiera formativa e quindi ha dentro tutto quello che serve per poter proporre scienza ai cittadini in maniera diversificata, adatta per ciascun tipo di pubblico. Speriamo che questo accada. È evidente che dare stabilità ad attività come queste è importante, far sì che non sia solo un'occasione spot che dura una settimana e poi si conclude, ma anche trovare un luogo fisico che raccolga un momento di riflessione sulla cultura scientifica, credo che sia molto importante in tutte le città e forse un po' di più a Palermo, che sta lavorando alla candidatura del 2019 a Capitale Europea della Cultura.